Emanuele Filoni, Davide Montebello. vi danno il benvenuto a questa recensione di All Elite Wrestling Dark, episodio numero 7. Mamma mia, un episodio di Dark, posso dire bruttino, Sì, non ci ha sinceramente. coinvolto per Non, niente, paradossalmente. no, specialmente vabbè, il main event, ve lo anticipiamo, saranno quello fra gli Young Bucks e i Strong Hearts. Heart. Sì, vabbè, du giappi, poraci, Nipponici, vabbè. più che giappi non lo so perché saranno, secondo me sono tipo indonesiani, nipponi, vabbè. Vabbè, poco Vabbè, cambia sì. alla fine. Comunque, io direi di partire dal primo match che ha visto i Private Party affrontare quelli degli Best Friendo, Sì. accompagnati giustamente dall'ormai sempreverde Orange Cassidy, anche se Onnipotente, dai. si dovrebbe dire il sempre arancione. Vabbè, dopo questa battuta infelice Sì, lasciamo perdere. andiamo avanti. Match, devo dire, molto carino, non c'è nulla da dire, veramente ben Sì. lottato, anche se secondo me i due team sono comunque un po' meh. Ma lo sai qual è il problema dell'Elite? Io lo ripeto, è quello di averci mandato queste squadre e non ci hanno spiegato cosa sono. Uno potrebbe dire, ma non capisce quello che sono i migliori amici che deve dimostrare. Beh. È tanto. Diciamo che il wrestling è un libro, è come un libro. Il libro ci metti una Sì, storia, non ci metti delle macchiette così. E in effetti. sinceramente questo influisce molto soprattutto sui private party, secondo me. Sì, c'è Private Party che tra l'altro, signori, si beccano lo schienamento, quindi perdono a Sì. favore dei Best Friends, ma Private Party che in quel di Dynamite se la dovranno vedere contro Santana e Ortiz, quindi La vedo dura là, però. Cioè, potevano farlo vincere questo match a prova di private party, sinceramente, Beh, però però magari vabbè. magari vinceranno quello grazie all'interferenza degli de, de, de Young Bucks, quindi. Ah, sì, può essere, sì, Non può lo so. essere. Comunque vincono con Dustin Rhodes, però Red Sì. Dust, come dice, lo chiami te, Red Dust, al Bellissimo. commento, al tavolo di Sì. commento. Non so perché ogni settimana ne mandano uno nuovo al Boh, tavolo di sembra quasi commento di Dark. una, sì, una sorta Una di, sfilata, dai. sì, più o meno sì, alla fine dei conti. Invece, il secondo match della serata ha visto due team interessanti e che sembra che comunque se le intendono diciamo, le quattro alla Sì. fine. Ovvero, da una parte Britt Baker e la campionessa dell'All Elite, ovvero Rio, la stuzzicadente umana, Sì, praticamente, beh, così. è così, è vero, Affrontare Big spiace. Swole e una che so che ti ha ricordato qualcuno, no? Ci dica chi le ha ricordato la prima volta che l'ha vista. Facciamo No, ovviamente vabbè, marchette per no, l'altro, dai, questa è una figurati. cosa No. brutta, dai, una cosa veramente. Charlotte è una cosa molto brutta. Non so perché, forse la forma il naso, non so, qualcosa. Non lo so. Com'è che si chiamava comunque, a parte gli scherzi, la ragazza che. Statlander è il cognome, non Chris, se non sbaglio. Chris Statlander, vabbè. Highlander, se Vabbè, volete, dai, è uguale. un po' strano, vabbè. Match anche qui potevano fare meglio, secondo me, molto meglio. Ma sai, non mi aspetto molto. Insomma, non sono quattro grandi top del wrestling No. mondiale queste, Io quindi continuo a dire che sinceramente. Rio, sinceramente, è, secondo me, per ora è un buco nell'acqua. No, è anonima, ragazzi. Cioè, ho capito che devono creare l'eroina. Ma l'eroina è un po' di carisma, ce l'avevi. Se no non è Sì. un'eroina. Come se tu mi Dipende metti che Batman tipo. senza carisma, insomma. Dipende che tipo di eroina vogliono creare. Ah, ok, vabbè, per Duce ha ragione, No, però. comunque, a parte gli scherzi, match che finisce con la sottomissione ormai patentata di Britt Baker che porta la vittoria al team, quindi forse daranno un match titolato alla dottoressa, si Allora, spera. già gliel'avevano dato, Perché se non sbaglio, e aveva vinto Rio, no? Però io sì. quello che dico io, Rio, quello che dico io. Vabbè, dai. Britt Baker, quanti match ha vinto? Ne avrà 27 o 8 da quando ha Non iniziato Olita. Cioè, ne ha vinti tanti. ricordo, credo sì, è abbastanza, ne ha vinti abbastanza alla fine dei conti, Ne ha vinti tanti, ragazzi. Rispetto in proporzione alle altre lottatrici, penso che Britt Baker è quella che abbia vinto più match. Insieme a Rio sì. Sì, insieme a Rio. Vabbè, anche se Rio secondo me lottano un po' di meno, eh.
Sì, beh, Quindi tu devi però arriva. contare che comunque Britt Baker c'ha una sconfitta sicuro contro Rio. Sì, beh, quello Poi ha sicuramente. vinto al E poi ne ha pay-per-view una contro Rio. contro. Non ricordo chi, ma mi pare in Full Gear, se non erro. Ha Vorrei vinto? dire una, non vorrei dire una Ha carciofata, vinto però non Full mi Gear. ricordo contro. Oh, aspetta, Sai che andiamo a non mi rivedere. ricordo? Non Contro mi Bill ricordo, Beasley. sì. Ah, ok, no. Allora non mi ricordo contro Ha chi ha perso, vinto. perché so che Ha due perso in sconfitte ce l'ha coppia, secondo sicuro. me. Ha perso contro Dici? Rio. Scusa, ha perso contro Rio. Per me c'è il titolo. Però in coppia forse ha perso un altro match in coppia, dici? Britt Baker. Sinceramente, ragazzi, guardate, non mi ricordo. Anche perché capita che delle volte durante la settimana manco le si vede lottare queste. Quindi già non hanno un character definito o comunque in fase di costruzione. E poi meno le vedi, non voglio mancare di rispetto ai poveri performer, però ti discordi, brutto Sì, da dire però. no, allora, io ho vinto contro Jamie Hayter, ha vinto un triple threat contro Bea Priestley e Penelope Ford. Sto ricontrollando un po', i record di Britt Mamma mia, Baker. Poi ha quante vinto filoni anche altri signori match, ha come. vinto a Full Gear, no, ma forse ha perso un match di coppia e forse è sicuramente contro Rio. Però Sì. veramente è quella che sta messo meglio insieme a Rio. Che è la Sì, campionessa, quindi non è che dici che è infatti. l'ultima rivale. Oh, vedremo cosa gli faranno fare perché attualmente, sinceramente, è un buco Sì, colossale, detto e francamente. io mi aspetto a sto punto una faida o con Hikaru Shida o con Ozone Kong o Sì. anche con Eros, anche se con Eros non lo so, più con Ozone Kong che con Eros, sinceramente. Sì, sarà curioso vedere cosa succederà. Poi, Sì. signori, passiamo al main event della serata che ha visto appunto contrapposti, già come vi abbiamo detto all'inizio di questa recensione, gli Young Bucks affrontare il team dei cuori forti, dai, vorrei chiamarli Sì, così, sì. italianizzandoli. Match, poteva evitarsi questo veramente, cioè non sto scherzando, poteva veramente evitarsi. Ok, che avete dovuto far vincere gli Young Bucks, no? E ok, e ci sta. Ma fatemeli vincere allora contro, non so, contro gli ibridi, dai. Non so chi No, ma altri. allora ci sta Cioè, che vincono anche contro sinceramente. dei jobber, ok, ci sta. Però poi non, se dobbiamo valutare lo show, insomma, Sì, è diamo il stata voto in una puntata di basso. Dark veramente povera, Anonima, sì. molto molto povera. Cioè, Non è successo niente, ragazzi. Cioè, posso dire, forse la cosa più bella, l'unica cosa che è successa è che hanno vinto i Best Friends contro i Private Party. Solo sì, quello. Ma solo quello, sì, succede una puntata adesso. comunque anonima che se ci mettiamo NXT, NXT la batte a Sì, proprio infatti io occhi spero che chiusi. almeno facciano qualcosa di un po' più impattante in quel di Dynamite, perché se iniziamo così. Troppe cose che non si capiscono. Son Kong che arriva che toglie i ciuffi dei capelli a Dynamite. Poi Rio campionessa, sì, ma non fa un promo mai. Britt Baker che vince, ma non si sa perché vince. Cioè, sa vincere tutti i match da Cioè, sola. l'unica cosa buona che c'è da Cioè. dire dell'All Elite è che ti dà molti dubbi, ma questi dubbi poi non te li Però. risolve. Sì, però i dubbi è giusto che ci siano nel wrestling come nelle altre cose. Ma nello spettacolo. Però li devi anche risolvere poi i dubbi, eh. Non è che li lasci E la così. All Elite, sinceramente, attualmente dopo Full Gear, C'ha troppi dubbi. sì, un po' Per esempio, troppi. un'altra cosa prima di andare via. L'ultima cosa, ma il segmento in cui è intervenuto il tizio, l'amico di MJF contro Jericho. Eh sì, contro Jericho, contro Cody. Ma no, quel pezzo non era meglio farlo fa a Jack Hager? Nel senso, Jack Hager tu non lo facevi debuttare nella prima puntata. L'avresti fatto debuttare alla puntata post Full Gear. Sì. E lì c'aveva più senso, secondo me. E Più che anche fare perché Jack Hager restare con adesso è un po' il portaborse di Jericho, ma vabbè, fa niente. sì, è inutile, giocare è inutile, ragazzi. È inutile che mo difendiamo perché dobbiamo andare contro la WWE a spalatratta per forza. Se no non va bene che no. Ragazzi, Jack Hager non ha fatto niente. Non Se ha l'avesse neanche fatto fatto la WWE, lottare. e allora stiamo tutti. Noi ragazzi non stiamo contro la WWE o con la WWE o contro l'Elite.
con Lolita. Noi siamo Sì, neutrali, infatti. cerchiamo di ragionare e è inutile che poi ci difendiamo perché stanno a fare le cose semplici. Ma le cose semplici non vuol dire che sono sbagliate. In questo caso, purtroppo, tante cose semplici sono sbagliate. Cioè, Sì. so cose troppo povere. Poi, Troppo. magari Sì. Davide c'hanno delle cose in mente, future, ok? Sì, però Però non è che le possiamo vedere tra 2 mesi. Cioè, mostriamole perché sennò qui perdiamo il filo del rasoio e anche bravo. del discorso E del alla discorso fine. pure. Cioè, se no, di che stiamo a parlare? Puntata. E noi avremmo voluto dire qualcosa in più, ma sinceramente non ci abbiamo Cioè niente da già, dire. diciamo la verità, già Dark non è che sia sto grande show incredibile, però se tu mi propini una puntata come questa. Ma sai, almeno Giorgianella che era contro Sean Spears nell'altra puntata. Sì, se non erro sì. Cioè, già quelle c'avevano un minimo di storia. Allora andava bene, ma insomma, qua 3 match che potevano risparmiarsi, sinceramente. A parte, vabbè, il primo no, Sì, il secondo potevano pure risparmiare, pure quello non è che. Vabbè, potevano fare di più, sì, però potevano vabbè, fare. dai, vedremo nei prossimi giorni e Quindi nelle prossime puntate cosa io do un succederà. 5,5, dai, per essere buono. Mi dispiace, ma 5, 5, 5 il ok. mio. Dai. Vabbè, oggi sono più buono io, è strano. Vabbè. Vabbè. Vabbè, ragazzi. E niente. Dai, Emanuele Eh Filoni. sì. Dai, Monte bello. Appuntamento, ragazzi. E alla prossima.